un innocente col sorriso sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni. Così Jacques Prévert descriveva Joan Miró, conosciuto come uno dei maggiori esponenti del surrealismo e che tuttavia seppe percorrere anche altre strade, dal fauvismo all'Accademia Galì al dadaismo a Montparnasse, per elaborare poi uno stile del tutto personale ed originalmente astrattista, fondato sull'emozione dei colori e dei contrasti, fra sottili linee che seppero cogliere anche le suggestioni dei kanji giapponesi e soggetti onirici oppure evocati. Un vocabolario espressivo costantemente guidato dalla sperimentazione sia di tecniche sia di materiali, presenti in un percorso di grande interesse da oggi al Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille. 80 opere appartenenti ad una collezione unica, affidata alla Fondazione Portoghese Serralves di Porto. Ancora una volta una grande mostra nella nostra Napoli, al PAN, una mostra inedita, 80 opere. Nel segno della gestualità, della rappresentatività, del linguaggio, del movimento, una mostra davvero straordinaria, bellissima, fino al 23 febbraio del 2020, quindi Napoli ancora una volta che attrae cultura, arte, tutto ciò che sta diventando sempre di più l'arma di riscatto della nostra città, quindi siamo molto orgogliosi che Napoli venga scelta anche come laboratorio di mostre completamente originali, quindi questa è la mostra di Miró che viene fatta per la prima volta e viene fatta a Napoli. Tu sei innamorato del PAN perché hai detto che qui ha potuto creare una mostra così, quindi il PAN attrae anche di suo, diciamo. Anche di questo siamo molto orgogliosi, vorrei ricordare che prima che noi diventassimo amministratori di questa città nel PAN si facevano le feste private perché aveva soldi. Oggi è il Palazzo delle Arti di Napoli, dove si fanno le grandi mostre come questa di Miró, ma anche le mostre di tanti giovani artisti che ci fanno una semplice domanda e noi consentiamo loro di esporre in questo luogo che è sempre più attrattivo e che è anche un luogo simbolo della legalità, no? Se ricordiamo quello che il Comune ha fatto ieri in occasione dell'anniversario della morte di Giancarlo Siani, facendo diventare un pezzo del PAN il luogo della memoria, quindi cultura significa anche impegno antimafia, cultura significa economia, cultura significa cultura popolare, quindi non aristocratica, magari è, come dire, di eccellenza nella qualità ma è accessibile a tutti, quindi è un'operazione politica che mette la cultura al centro.